Un saluto a tutti da Ivan di Paco Digit. Siamo alla Stockhouse di Milano in corso Sempione per effettuare la prova del nuovo Motorola Razor. Il Razor rappresenta il modello di punta della gamma Motorola. Un telefono che porta in dote un nome piuttosto pesante. Razor infatti è stata una famiglia di telefoni che qualche anno fa ha decretato un notevolissimo successo commerciale per Motorola. Telefoni caratterizzati da un design piuttosto particolare e da dimensioni molto ridotte, in particolare per quanto riguarda lo spessore. Anche questo telefono, che è un telefono mosso dal sistema operativo Android di Google, in questo caso in versione 2.3.5, non sfugge a queste caratteristiche. Telefono con dimensioni di 130 mm di altezza, circa 70 di larghezza, ma soprattutto 7,1 mm in profondità. Solo la parte alta, dove è alloggiata la fotocamera e la videocamera, hanno un ingombro leggermente maggiore. Vediamo un attimo le caratteristiche di base. Display da 4,3 pollici, un pannello Super AMOLED con risoluzione Quarter HD, quindi 540x960 punti. Un display molto bello, molto ben contrastato, un touchscreen che funziona molto bene, protetto da un vetro Gorilla Glass, quindi molto resistente ai graffi. Nella parte frontale troviamo i quattro tasti a sfioramento tipici di Android, quindi tasto di ricerca, tasto di ritorno, tasto home e il tasto menu. Foto videocamera frontale che permette di effettuare chiamate VoIP e scatti a 1,3 megapixel. Annegato nel vetro abbiamo sensore di luminosità e sensore di prossimità. Nella parte destra del telefono abbiamo tasto di accensione, bilanciere per il controllo del volume, nella parte bassa nessun tipo di connettore, nella parte di sinistra c'è questo piccolo sportellino all'interno del quale potremo alloggiare la nostra micro SIM, quindi dovremmo prendere una micro SIM e la scheda micro SD. Nella parte alta abbiamo connettore jack da 3,5 mm per le cuffie, presa micro USB per connettere il telefono al computer o per ricaricarlo, porta HDMI per vedere i contenuti del telefono su un televisore in alta definizione. Sul retro troviamo nella parte alta foto videocamera che permette di eseguire scatti a 8 megapixel con autofocus, video in full HD a 30 frame secondo, assistiti da una lampadina flash e altoparlante di sistema. Nella parte bassa troviamo anche il secondo microfono che serve per la soppressione dei rumori di fondo e sul retro uno degli elementi caratterizzanti di questo telefono. Questo foglio di Kevlar che impreziosisce moltissimo il telefono a livello qualitativo è bellissimo al tatto, è veramente gradevole da vedere. La parte frontale del telefono è costruita comunque con materiali molto belli, molto, molto pregiati davvero. Altre caratteristiche: il cuore del sistema è un processore dual core da 1,2 GHz assistito da un banco di RAM da 1 GB, 16 GB di memoria interni che sono ulteriormente espandibili con una scheda di memoria micro SD. La connettività prevede Bluetooth 4.0, Wi-Fi, la parte radio è HS-DPA 14,4 Mbit, HS-UPA a 5,76 Mbit, quindi una velocità di scambio dati veramente, veramente molto alta. Vediamo subito qualche altra caratteristica. Apriamo un attimo il telefono. Il telefono ha il classico tastierino di Android, quindi l'interfaccia è più o meno la solita di Android con questi quattro tastoni in alto. Abbiamo tastiera con ricerca intelligente dei contatti, le chiamate recenti, quindi fatte, ricevute e perse, la nostra lista di contatti quando saranno sincronizzati e un tasto preferiti dove potremo aggiungere i contatti che vengono utilizzati con maggiore frequenza. Parte telefonica che personalmente promuovo a pieni voti, Motorola non si smentisce anche con questo Razor, funzionano molto bene le antenne sia in trasmissione che in ricezione del segnale ed è secondo me eccellente anche la qualità della parte acustica, il padiglione auricolare regala sonorità da telefono fisso, veramente un'encomia Motorola per questo. Andiamo a dare un'occhiata al browser, questa è la prima apertura del browser che faccio. E inseriamo il nostro indirizzo.
Ecco, in questo caso stiamo utilizzando la copertura HSPA. Ecco, il browser ha aperto il sito in modalità mobile. Come ho già detto in altre occasioni, il browser stock di Android in questo momento non permette la modalità desktop permanente, quindi dovremo switchare dal tema mobile a quello desktop premendo i tasti che troviamo nei rispettivi siti. Questo, a mio giudizio, al momento è l'unico limite dei browser Android che non sono modificati dai produttori. Superato questo piccolo ostacolo, il browser è un fulmine nell'aprire le pagine, velocissimo nel render. In questo caso abbiamo pieno supporto a Flash Player 11.1, un'esperienza di navigazione secondo me al massimo possibile. Vediamo qualche altra caratteristica, torniamo alla home. Come possiamo vedere, qui siamo nella home page che è abbondantemente personalizzabile. Motorola non ha invaso troppo con le sue personalizzazioni l'interfaccia, quindi possiamo aggiungere widget, creare collegamenti, tutto ciò che ci serve per rendere il telefono immediatamente utilizzabile dall'utente. Vediamo la classica bustina di Gmail per la posta elettronica, qui sulla nostra home page. Entriamo nella lista delle applicazioni precaricate. Abbiamo i vari gestori di account, qui il browser, comandi vocali che funzionano molto bene, la nostra cartella contatti, le mail, un bel file manager, il gestore della fotocamera, gestione attività, gestisce sia task manager che multitasking, quindi possiamo passare da un'applicazione all'altra rapidamente oppure decidere di chiudere le applicazioni che in quel momento non ci servono o qualora si capitasse qualche rallentamento di sistema potremmo liberare risorse RAM chiudendo o uno o più programmi o anche tutti contemporaneamente. È una remota possibilità in quanto il telefono è dotato di un equipaggiamento di RAM di primo ordine, è molto difficile che si incontri questo tipo di problematica. Vediamo che cos'altro possiamo vedere. Ci sono tutti i programmi normalmente precaricati su Android, quindi avremo il Google Maps, il Market al quale attingere per scaricare i nostri programmi, Google Navigatore con un GPS che funziona veramente bene, Quick Office per gestire i file di Office, la ricerca vocale e il YouTube precaricato. Bene. Queste sono le caratteristiche principali di questo telefono, un telefono che mi sento veramente, veramente di consigliare. Secondo me Motorola ha ripreso la strada di un tempo, è un telefono veramente ben fatto, ben costruito e veramente molto ben funzionante, quindi lo promuoviamo a pieni voti. Un saluto da Ivan di Paco Digit.